Siamo con Antonio Schipa, il direttore di Confesercenti. Oggi c'è la presentazione di questa guida. E qual è l'obiettivo che si prefigge? L'obiettivo che si prefigge è intanto quello di far conoscere meglio e apprezzare tutti i nostri prodotti salentini che fanno parte della dieta mediterranea, che è stata dichiarata patrimonio universale dell'UNESCO. Questa è un'opportunità per far conoscere bene questi prodotti, per farli apprezzare ai consumatori, per richiederli nei ristoranti in cui vanno a mangiare e anche lì dove si commercializzano questi nostri prodotti, per chiedere che c'è l'acquisto e il consumo di questi prodotti che fanno bene anche alla salute. Non è un caso che viene fatta proprio di questo periodo che potrebbe, insomma, portare il turista che viene qui a degustare i prodotti tipici. Certo, non è un caso, infatti è rivolta anche ai turisti che vengono qui a visitare il Salento. Per fare in modo che quando anche loro ritornano nelle loro città, anche lì loro abbiano lo stimolo per andare nei loro ristoranti a chiedere il consumo di prodotti nostri. Questa guida Sapori e Salute è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Lecce e in collaborazione con l'Università del Salento. E nella guida sono riportati una serie di prodotti tipici del nostro territorio che sono inseriti a pieno titolo nella dieta mediterranea, che come sapete è stata recentemente assurta a patrimonio immateriale dell'UNESCO. La guida ha l'intento di promuovere i nostri prodotti tipici e soprattutto mettere in correlazione i nostri prodotti agroalimentari d'eccellenza con gli aspetti salutistici. Questo, diciamo, da questo punto di vista questa guida è innovativa perché questa correlazione di cui molti parlano in realtà non è stata fatta finora in maniera così sistematica, così come riportata nella guida. E io penso, noi riteniamo che questa guida possa essere sicuramente un primo step, penso che non ci si debba limitare a questo, io ritengo che bisogna continuare su questa via, anche perché oramai la dieta mediterranea e le molecole bioattive contenute nei nostri prodotti, nell'olio, nel vino in particolare, stanno diventando un patrimonio del nostro territorio e possono avere delle ricadute in termini sia di promozione del territorio, ma anche in termini salutistici e di benessere complessivo.